Il calcio dilettante si prepara alla nuova stagione agonistica con l'entusiasmo di sempre, ma anche con i vecchi problemi che quasi mai consentono di centrare gli obiettivi di inizio stagione. Poche risorse, poche sinergie. Piedimonte Matese è un esempio con due squadre di eccellenza, ma sempre con risultati modesti. Così, senza sinergia, ogni anno il fallimento del risultato è dietro l'angolo. Pochi anche gli investimenti nei giovani. Il calcio femminile per ora l'unica nota rosa, è il caso di dire, i mondiali insegnano. Dei malanni del calcio ne abbiamo parlato con un esperto del settore, il procuratore sportivo Giovanni Di Caprio, così come dei cambiamenti dell'ultima norma sul premio di preparazione alle società. Allora, è cambiato e modificato l'articolo 96 delle NOIF. I premi di preparazione oggi viene dato solo alle squadre iscritte alla Lega Nazionale Dilettanti, però che passano da un vincolo annuale a un vincolo pluriennale del calciatore, quindi questo è importante. In più la Lega Nazionale Dilettanti, quindi le squadre che sono iscritte, è aumentato l'arco temporale, sono 5 anni nei quali viene valutato il premio di preparazione, ma anche le squadre che ne hanno diritto, da 2 sono passate a 3. Un'ulteriore modifica importantissima riguarda essenzialmente le scuole calcio o le associazioni giovanili, i settori scolastici, perché in realtà queste scuole calcio e i settori giovanili scolastici oggi, per ottenere il premio di preparazione, devono indicare una squadra, un under 18, under 19 o addirittura quindi una terza categoria. Se già sono inserite in una eccellenza, promozione, prima categoria, è normale che hanno diritto. Cioè, che cosa si è voluto dire? Le scuole calcio non devono essere più a sé stanti rispetto ad una realtà quindi calcistica, dilettantistica. Solo in questo modo possono ottenere il premio di preparazione. Avvocato, qual è secondo lei lo stato di salute del calcio in genere? Particolarmente mi riferisco al calcio dilettante che lei conosce benissimo. Sì, conosco benissimo perché ho girato molto e giro ancora, quindi sui campi. Negli ultimi tempi, devo dire la sincerità, con l'avvento del presidente Gravina della Federazione Italiana Gioco Calcio, e non a caso viene chiamato gioco perché è divertimento, ve lo dico sempre nelle scuole calcio, qualcosa è cambiato. È cambiato anche, per esempio, le norme relative al settore tecnico, dove oggi c'è bisogno di gente abilitata con norme sanzionatorie e abbastanza rigide. Diciamo in 2 o 3 mesi ho affrontato anche procedimenti di procura federale relativamente ad allenatori senza abilitazione, allenatori con tesserino scaduto, e c'è stata un'ampia indagine da parte della procura federale e si sta mettendo mano a questa situazione. La riforma Olivieri quindi ha fatto stato, quindi oggi non possiamo più sopportare che i bambini vengano dati a persone incompetenti. Sfruttati, diciamo. Sì, sfruttati, sì, sfruttati. So delle storie particolari che tengo per me stesso, però sui giovani non bisogna speculare, sui sogni dei giovani. Senta, lei ha seguito sicuramente il campionato mondiale di calcio femminile. Che idea si è fatto e secondo lei è giusto investire? Sì, è giusto investire. Io ero tra i 5 milioni e 400 mila persone che stavano assistendo alla partita contro l'Olanda, giocata benissimo dalle calciatrici italiane. Faccio un appunto all'organizzazione perché alle 15 non si poteva giocare con quel caldo, avrebbero dovuto giocare di sera, e devo dire ha un 44% di share, quindi significa che il calcio femminile è seguito. Io sono stato meravigliato, devo dire la sincerità, 2 anni fa quando fui invitato a vedere Italia-Romania a Castel di Sangro, al centro federale, le qualificazioni europee. Il calcio femminile è un calcio che non ha da invidiare al calcio maschile, fatto anche di scontri abbastanza forti,
ma anche tecnicamente sono bravi. Diciamo un gioco maschio, è il caso di dire. Sì, un gioco maschio, sì. Poi le donne, noi sappiamo, in tutti i settori sono sempre più, diciamo, sempre una forza di volontà maggiore rispetto all'uomo. Notizia di inizio mese che mi ha fatto molto piacere, perché porto avanti sempre questo concetto del professionismo femminile, è che Infantino, presidente della FIFA, ha detto in una convention a Parigi che investirà la FIFA 500 milioni di dollari solo per il calcio femminile, Coppa del Mondo, attività giovanili ed altro. Beh, questo significa che ormai siamo arrivati al professionismo. Senta, si parla tantissimo di sinergie nel calcio, perché molte volte le società vanno economicamente in affanno, però poi a conti fatti si va a verificare, ma le sinergie non ci sono. Secondo lei sono indispensabili oggi o no? Sono sì indispensabili, unire le forze. Diciamo, nella nostra zona noi abbiamo per esempio a Piedimonte due eccellenze. Ad Alif è un'altra squadra che milita in eccellenza, ci sono squadre che militano in promozione, in prima categoria. Capirei se queste squadre fossero distanti, ecco, l'una dall'altra, in territori distanti. Parliamo di 15 chilometri. E allora io quando giocavo a calcio nell'80-90 già parlavo di creare una squadra di comprensorio, perché solo unendo le forze, e i giocatori ci sono anche validi, unendo le forze, facendo dei bei raduni, scegliendo i migliori, io penso che una D almeno si potrebbe raggiungere, una Serie D, anche forse una C. È tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.